is, this space is such a cathedral to a certain aspect of our history. I mean, I feel like it's a cathedral to one of the major aspects of history in this location, in New York, but also in the Americas. And it is a loss, for sure. Trasuda ancora di zucchero e melassa la fabbrica della Domino Sugar di Brooklyn, New York, lo stabilimento che nel secolo scorso produceva più della metà dello zucchero del fabbisogno nazionale statunitense. Oggi è un castello di ruggine posato sull'acqua, una cattedrale in rovina a margine del ponte di Williamsburg. Nel suo futuro prossimo c'è la parziale demolizione e la riconversione in condomini di lusso e locali commerciali. Ma prima che il cambiamento abbia inizio, l'artista nera Kara Walker, californiana che lavora con silhouette ritagliate nella carta, schiavisti bianchi e schiavi neri, temi legati al razzismo, al sesso, alla violenza, ha utilizzato lo spazio della Domino Sugar come teatro della sua ultima installazione. Una sfinge possente, fiera, scolpita nello zucchero. Tonnellate e tonnellate di grana bianca, a stento contenuta tra i pilastri della fabbrica. La creatura ha fattezze afroamericane in volto e un lungo dorso felino da percorrere con lo sguardo. She is both domineering, dominant, somewhat submissive at the back. She's has black African features, but maybe they're a caricature, or maybe not. Maybe it's strength, maybe it's weakness. She's seeing or not seeing. She's definitely feminine. But I guess all of those questions are at play. You know, she's sort of a contradictory, paradoxical body, covered in white sugar, tons and tons of white sugar. I mean, you know, I was looking at any rock and roll song or blues song where sugar is key, and sugar is a term of endearment. Honey is also a term of endearment, but brown sugar in particular, like Rolling Stones, brown sugar, it's linked to slavery and sex and black women's bodies in particular, and it becomes a euphemism for, you know, a particular kind of, you know, exoticized, Africanized sex. Gesture with multiple meanings. It can be a symbol that wards off the evil eye. It can for protection, good luck, goodwill. It can be a gesture that means fuck you. It can be a gesture that I think in ancient times just meant a woman's vulva, or a crude term for same. And like the rest of her body, I figure her hand sort of is equally paradoxical or laden with multiple meanings. Il percorso per arrivare alla Sfinge, dall'ingresso della vecchia raffineria, è punteggiato da piccole figure modellate in resine e caramello. Sono giovanetti neri che trasportano cesti e doni. Rendono omaggio alla Sfinge e ai visitatori, ma allo stesso tempo raccontano la storia antica della schiavitù, del colonialismo, del potere sulla terra e sulle persone. Lo zucchero non è poi così dolce, suggerisce Kara Walker. In a way, a history of being African, African in the Americas, not just the United States, but South America and the Caribbean, to be African in the New World is linked with this particular commodity, sugarcane. It's linked with other commodities as well, coffee and tobacco, etc. But the sugarcane actually in the Caribbean led to the greatest increase of Africans arriving in the New World. It's fascinating to me that this history
can also be consumed, tasted, and, you know, dissolved on the tongue. Con il mutare della temperatura all'interno dell'edificio, le creature si sciolgono gradualmente, si modellano, si addolciscono. In alcuni casi si dissolvono. Subiscono metamorfosi che le avvicinano al rango della rovina. One of them broke shortly before this, and he's been placed around in the baskets of the others. It was a poetic last-minute gesture, but it was one that suited the purpose of the piece, because I think these bodies, these kind of cute collectible laborers, are made out of a sentiment that is, I think, equally demoralizing and degrading, and yet they sort of continue on as representatives of, or of an allegory of this kind of system that trades in bodies for sweetness. L'opera di Kara Walker riempie un tempo di passaggio tra la storia densa dell'impianto e la sua prossima riconversione. Quattro alte torri di vetro e metallo con condomini e uffici attorno al cuore neogotico della Domino. Un edificio di fine Ottocento che sarà l'unico del complesso ad essere salvato, sebbene ristrutturato in forme contemporanee. La collosa melassa che ancora rimane sulle colonne e sulle pareti della fabbrica a inebriarla del suo odore racconta il passato e il valore di queste mura, il mondo operaio, il sapere, le tecniche, le macchine, una ricchezza che presto sfumerà nel ricordo. When I first came in, I was overcome by the scent. The whole place smells like old molasses, and it's such a vast space that it's kind of overwhelming and a little bit nauseating, but it resonates with some little forgotten bit of one's own, you know, sensual taste history. Anything you sort of add to it gets stuck there, you know. So if you add, you know, the history of colonialism, it sticks there. And if you say the history of our diets and the diet of the West that's dependent on sugar, it gets stuck there. And so there's something about, like, just walking into the space, it's teeming with ideas that are sort of pregnant in the space. Gotham City esiste ancora a New York. È un patrimonio immenso, reale, ma a rischio d'estinzione. In un fortuito processo di conservazione, spesso le antiche fabbriche vengono ereditate dagli artisti che ne fanno studi e spazi di lavoro, ma che inconsapevolmente attraggono investimenti immobiliari e cambiamenti, spesso drastici. Il quartiere di Williamsburg è un emblema della qualità tutta newyorkese di cancellare e mutare continuamente la sua storia. Area post-industriale, abitata dagli artisti negli anni 90, oggi Williamsburg è la patria degli hipster di tutto il mondo. Accanto a capannoni industriali, edifici coloniali in mattoni rossi e vecchi graffiti, nascono condomini di superlusso, gallerie, boutique, caffè e costosi negozi di cibo organico. E l'energia creativa e spontanea dell'arte cede il passo all'estetica e all'etica della moda. Non indugiare nel ricordo. Vivi con coscienza il presente. Sembra dirci New York, la città che ogni giorno cambia fisionomia. Allontana il suo passato e ci costringe con urgenza a immaginare e misurarci incessantemente con il futuro. I felt at a certain point working on this piece or coming up with the idea for this piece that it had to be something that would make people want to
remember in a very serious, heartfelt, tragic way what was once here.